Bentornato su Persona 4 Golden. È la fine. Non può essere io sconfitta, perché devo essere io a scomparire? Instead of the endless struggle, wouldn't it be easier to wrap oneself in lies and live in blissful ignorance? Invece di un'eterna lotta, non sarebbe più facile abbandonarsi alle bugie e vivere una vita di beata Isn't inconsapevolezza? that No. true peace for humans? Non è questa la vera pace per gli umani. How many times do we have to tell you? The hell with that shit! Quante volte dobbiamo ripetertelo? Sono tutte stronzate. Stop assuming you know us! Smettile di pensare di conoscerci. Very well. Then try and live your way. Molto bene, allora provate pure a vivere a modo Power vostro. enough to erase my existence. You have already exceeded what I thought humanity to be capable of. Un potere sufficiente a cancellare la mia esistenza, hai già superato ciò che credevo il limite delle capacità You have umane. lifted the fog in this world, as well as the fog in your own. Hai scacciato la nebbia da questo mondo, così come dal And tuo. whether that will lead to happiness or not rests upon your Se shoulders. questo porterà alla felicità o meno, sarete voi a deciderlo. Children of man, Figli degli uomini, well done. siete stati bravi. Izanami è scomparsa. E vai, ce l'abbiamo fatta! Thank goodness. Grazie al cielo. It's really over Ora è now. veramente finita. Yep, this time it's all over. Sì, stavolta per It sempre. seems this is more like a beginning for us, though. Anche se questo per noi sembra più un inizio. Well, now we've got no regrets for tomorrow. E con questo non avremo più rimpianti domani. Gli amici in cui credi e le persone che hai imparato a conoscere. Un cuore forte legato agli altri che brama di svelare la verità. La convinzione di poter afferrare la verità con le tue mani senza essere fuorviato o raggirato. Questo potere ha fatto giustizia di ciò che ha ingannato l'umanità, aprendo le porte a un nuovo domani. Igor, Marie, Welcome back. bentornato. Everything's finally over. Finalmente è tutto You finito. really are incredible. I'm no match for you. Sei veramente incredibile, non posso competere con te. You just fought the other me that split from my personality. Hai appena affrontato l'altra me che si era separato dalla mia personalità. The two Sagiri, the other me and the me that is speaking with you right now. I due Sagiri, l'altra me e la me che ora ti sta They parlando. were all originally one within me. Originariamente erano un tutt'uno. there was nothing I could have done without my powers. Però senza i miei poteri non c'era nulla che potessi fare. If not for you, I would have disappeared along with the fog when the hollow forest Se vanished. non fosse stato per te, sarei sparita insieme alla nebbia quando la foresta l'acqua è svanita. Thank you so much. Grazie You infinite. saved everything. Hai salvato ogni I'll be cosa. all right. The fragments you defeated have returned to me and will soon become one. Andrà tutto bene. I frammenti che hai sconfitto sono tornati a me e presto torneremo una cosa sola. Mari. My name is Izanami no Mikoto. Il mio nome è Izanami no Mikoto. The fertile will that protects those who live in this land and fulfills their wishes. La fertile volontà che protegge chi vive in questa terra e realizza i propri I desideri. will not forget you. Non ti dimenticherò. Please do not forget. I am always by your side. E tu non dimenticarmi, sarò per sempre al tuo fianco. Lei è Izaname. How marvelous.
Meraviglioso. You have driven back a godly being and brought about a new world. Hai sconfitto un essere divino e dato vita a un nuovo mondo. This will be the last time we summon you here. Questa sarà l'ultima volta che ti convocheremo qua. Soon the fog will lift and our destination will be visible. Presto la nebbia si diraderà e la nostra destinazione sarà visibile. You'll be arriving shortly. Arriveremo a breve. This journey was a fruitful one, worthy of marking a turning point in your destiny. Questo è stato un viaggio proficuo, degno di un punto di svolta nel tuo destino. Many a time along the way did the fog of lies prevent you from moving forth. Molte volte sulla strada una nebbia fatta di bugie ti ha impedito di avanzare. Yet in every instance you overcame the temptation of easy exits and false terminals. Ma in ogni occasione hai vinto la tentazione di facili scappatoie e false conclusioni. In forging bonds with those precious to you, you move closer to the truth. Forgiando legami con chi ti è caro, ti sei avvicinato alla verità un passo alla volta. E sono bravo, Igor, che ci posso fare? My heart danced with delight to see you succeed. E il mio cuore ha danzato di gioia nel vederti trionfare. I am most honored to have borne witness to such a wondrous journey. Sono onorato di aver potuto assistere a un viaggio tanto meraviglioso. Our destination is close at hand now. Ormai la nostra destinazione è vicina. Well then, we have finally come to your journey's true end. Ebbene, siamo finalmente giunti alla vera fine del tuo viaggio. Our contract has been fulfilled. My own duties end here. Il nostro contratto è stato rispettato, anche il mio compito termina qui. You were truly a remarkable guest. Sei stato davvero un ospite ragguardevole. Ci siamo fermati. Now, go forth and see with your own eyes. Ora va e guarda con i tuoi occhi. See the world you have won, the bright, magnificent future. Guarda il mondo che hai vinto, il tuo radioso, magnifico futuro. So this is the world inside people's hearts. La città inghiottita dalla nebbia, la nebbia dell'altro mondo si è dissipata. Il cuore umano ha la forza di risplendere attraverso il velo delle falsità e dell'incertezza. Tu e i tuoi amici siete riusciti a dimostrarlo. E questa verità resterà tale fino alla fine dei tempi. Sto piangendo. Mercoledì 21, torniamo a casa. Yo. This is it. Yo, beh, ci siamo. You really are leaving, huh? It hasn't really hit me yet. E così te ne vai sul serio, eh? Mi sembra ancora strano. No more senpai from tomorrow on. Da domani, niente più senpai. Non piangere, deficiente. Hey, quit crying.
It's way too soon for that. Ehi, basta piangere, ancora presto. Però. Shush. That stuff's kind of contagious, you know. Cavolo, pianto, è contagioso. Gotta put on a good face for senpai. Devi salutare il senpai con il sorriso. Big bro. Fratello. I don't want you to go away. Non voglio che tu vada via. No, gioia mia. Nanako. Didn't you promise that you wouldn't cry? Nanako, avevi promesso di non piangere, ricordi? Building a case against Adachi is going pretty smoothly. After all, he's made a full confession to his crimes. La causa contro Adachi procede velocemente. Dopotutto ha confessato tutti i suoi crimini. Figlio di una. There haven't been any more incidents since then. Inaba's finally back to its normal, peaceful self. Da allora non ci sono stati altri incidenti. Inaba è finalmente tornata alla pacifica cittadina di sempre. And Nanako's better now too. I couldn't ask for anything. Inoltre, Nanako sta molto meglio, non potrei chiedere di più. Thanks for everything. Grazie di tutto. To me, you're just as much a part of this family as Nanako. I'm really glad you came to stay with us. Per me sei parte della famiglia tanto quanto Nanako. Sono davvero contento che tu sia venuto a stare da noi. Sensei, I finally found a place for me. Sensei, ho finalmente trovato il mio posto. I'm going back over there. Per questo tornerò là. To make sure it never goes wrong again. I'm going to protect that world from now on. Per garantire che non succeda più niente di male. D'ora in poi sarò io a proteggere quel mondo. I can finally be proud and say that world is where I belong. Finalmente posso dire con fierezza che quello è il mondo da cui vengo. Man, senpai. This town's gonna feel empty without you. Cavolo, senpai, questa città sarà vuota senza di te. How cruel! Were you even listening? Ma che insensibile! Non hai sentito cosa ho appena detto? We can see you anytime we want, you dork. Ci potremmo vedere quando ci pare, testa vuota. Like you'll be gone long. Soon as you start craving something like ice cream, you'll be back in a flash. Tanto non starai via per molto. Appena ti verrà voglia di qualcosa, tipo un gelato, tornerai qui di corsa. Come on, my honeys. Bluffing that way isn't very cute, you know. Andiamo, miei cari, non è carino fingere in quel modo. You're just gonna be going in and out of the TV at Juness. How's that different from what you've been doing? Non farei altro che entrare e uscire dalla TV del Juness. Che differenza c'è con quello che hai fatto finora? I can't quite decide what to do. Io non so proprio cosa fare. At first I only planned on staying here until the case was completely closed. Inizialmente pensavo di restare qui solo fino alla completa chiusura del caso. Maybe I should stick to my original plan and take the train back with you, senpai. Forse dovrei seguire il piano originale e prendere il treno con te, senpai. Kidding, of course. I couldn't do something like that. Scherzo, naturalmente, non potrei mai It's farlo. Not as though we'll never see each other again. E comunque non significa che non ci rivedremo mai più. Chiamami quando vuoi, anche se non ci sono casi da risolvere. I don't feel like saying goodbye either. Neanche a me va di salutarti. Hai programmi per le vacanze lunghe di maggio? Se sei libero, vieni a trovarci. No mysteries to solve, we can have some real fun. Senza misteri da risolvere, potremmo pensare solo a divertirci. I'll make reservations now so that we can stay in my family's inn. Prenoterò delle stanze già da ora, così potremo stare nella pensione di famiglia. Ooh, I can get my revenge for that night. Our surprise sneak attack will work for sure this time. No, potrò vendicarmi per quella notte. Stavolta il nostro attacco a sorpresa non fallirà. Don't bring that up, you stupid bear. Non ritirare fuori quella storia, stupido orso. What happened to going back to that world? Tra l'altro, non è detto che volevi tornare nell'altro mondo. That has nothing to do with this. It's entirely different. Questo non c'entra niente, è una cosa del tutto diversa. That reminds me. She's not here. I would have thought that she would come today. A proposito, lei non c'è. Pensavo che almeno oggi sarebbe venuta. Ma lo stai parlando di Marie? Oh yeah. I haven't seen her ever since
Is she doing okay? Ah già, non la vedo da quella volta. Sta bene. Penso di sì. You think? So you haven't seen her either then? Well, as long as she's doing well, that's okay. Pensi, quindi non l'hai vista nemmeno tu. Beh, l'importante è che sia tutto a posto. But back to a serious note, she should have at least shown up here since this is the last time we'll see you. Seriamente però, avrebbe potuto almeno fare un salto, visto che è l'ultima volta che ti vediamo. No, no. This isn't the last time, stupid Morangi. Non è l'ultima volta, cretingi. Why do you have to say things like that too? Dovevi proprio dirlo. It's almost time. You better get on the train. È quasi ora, ti conviene salire a bordo. Catch. Wow, il mio social link. We can eat ramen again. Torna quando vuoi, andremo di nuovo a mangiare il ramen. Io e Daisuke ci autoinviteremo a casa tua. If anything happens, you can always come back here. I'll be waiting for you. Se dovesse succedere qualcosa, ricorda che puoi sempre tornare qui. Ti aspetterò. Thanks for everything. Please take care. Grazie di tutto, abbi cura di te. It's going to be lonely without you. Really lonely. Mi sentirò sola senza di te, molto, molto sola. We'll meet again soon, right? Però ci rivedremo presto, vero? Well, see ya. Good luck over there, too. If anything happens on your end, we'll come running. Until we meet again, Senpai. Senpai, I'll be waiting for you. See ya. Take care. I'll be looking forward to seeing you again. Well, be careful. I'll see you, Big Bro. Bye-bye. You better not run away too, Senpai! I'll always remember our time together! Distance doesn't matter to us! Even if we're separated, we're still friends! Hey, see you again, Senpai! Bye! I'll miss you! Mi è entrata una cosina nell'occhio, eh? He's really gone. It's sad that he won't be around, but we will be okay, right guys? Doesn't matter how far apart we are. The bonds we've made will remain strong. Everyone's heart is connected to the people they know and trust. It's those bonds that let us all search for our purpose in life. As long as it's a purpose you believe in, there will always be someone who can help you fulfill it. You, me, and everyone else, there are no barriers. Our hearts are one, right, Sensei? È veramente toccante. Sono passati giorni, sono passati mesi. Passato molto, ma molto tempo. Ma torniamo ad Inaba, perché sono proprio un masochista da fare schifo. Le vacanze estive. La città non sembra essere per niente cambiata dall'ultima volta. I've seen the light. I've learned the most important lesson from the events last year. Ho visto la luce, gli eventi dell'anno scorso mi hanno insegnato la lezione più importante di tutte. Un uomo che hai già visto sta facendo un discorso accorato alla folla. Unfortunately, this world is full of things meant to deceive people. Ed è Namatame, questo mondo purtroppo è pieno di cose pensate per ingannarci. The things you do in pursuit of justice may actually be a terrible mistake.
One man is not enough to judge these things. Le cose che facciamo per la giustizia possono essere terribilmente sbagliate. Un uomo solo non riesce a giudicare. Me l'ha insegnato un gruppo di ragazzi e ragazze. È il loro spirito che mi spinge a voler unirmi a tutti voi per ripensare il futuro di questa città. I want Inaba to be a town free from deceit and distractions. Voglio che Inaba sia libera dall'inganno e dalla distrazione che vi impediscono di concentrarvi sulle cose importanti. Hey kid, do you know who that is? Hey ragazzo, sai chi è quello? Sì, purtroppo, sì, so chi è lui. L'anno scorso è stato arrestato per quei terribili omicidi, vero? E ora si è candidato a sindaco. Che sorpresa! Ma è così appassionato. All'inizio nessuno voleva avvicinarsi a lui, ma guardalo adesso. Sono stato a qualcuno dei suoi comizi. Penso che sia un tipo abbastanza a posto. Su un cartone della frutta. Se riusciamo a impegnarci insieme senza farci travolgere da mode passeggere, questa città tornerà alla gloria di un tempo. Per cui vi prego, datemi la vostra forza, per favore. Il comizio di Namatame continua. Ritorno ad Inaba, non sembra esserci nessuno ad accoglierti. Decidi di andare a casa di Dojima. Non risponde nessuno. La porta principale è chiusa, pare che siano via. Decidi di chiamare Dojima. In effetti, oh zio! Pronto? Oh, it's you, huh? Sei tu, eh? Oh, yeah. you're coming over. Oh, giusto, venivi a trovarci. Was that today? Sorry, but my hands are tied right now. Era oggi, scusami, ma ora ho da fare. Perché non chiami uno dei tuoi amici e stai con loro nel frattempo? Ci vediamo dopo. Ma che stronzo sei? Dojima sembra impegnato. Decidi di chiamare Yosuke. Neanche Yosuke risponde, è successo qualcosa. Ah, Inaba, quanto sei cambiata. Area commerciale centrale di Inaba, non vedi nessuno che conosci. Hey, what do you think of beefsteak onigiri? We can freeze it and sell it nationwide through amazing commodities. Ehi, che ne pensi degli onigiri di carne? Potremmo congelarli e venderli in tutto lo stato con i grandi affari di Tanaka. Those are handmade, aren't they? I think we can mass produce them. Non saprei, sono fatti a mano, no? Non credo riusciremo a produrne grandi numeri. On the other hand, maybe limited quantities and handmade are good selling points that could revitalize. In effetti, però, quantità limitate e fatte a mano potrebbero essere punti forti per rivitalizzare la città. I thought of moving away once, but I don't think I could bear to be away from here. Una volta pensavo di andarmene, ma non credo riuscire a sopravvivere lontano da qui. I understand completely. This is where we were born and raised. Ti capisco completamente. Siamo nate e cresciute qui. We'll have to work together if we don't want it to fall apart. Dobbiamo impegnarci insieme se non vogliamo che crolli tutto. Great news! Juness said we'll have their full cooperation! Buona notizia, da Juness dicono che avremo la loro completa collaborazione. Yes! Good thing we went to talk with them. If only we'd done it sooner. Grande, per fortuna che siamo andati a parlare con loro, se solo l'avessimo fatto prima. What are we supposed to sell in a locally produced goods section? Ma cosa potremmo vendere in una sezione prodotti locali? The steak kebabs are good, but what other stuff is there? We're not famous for anything else. I spiedini di carne sono una buona idea, ma che altro abbiamo? Non c'è nulla che ci rende famosi. Give me anything, you half-wit. Vegetables, fish, even ramen. Qualsiasi cosa va bene, idiota. Verdure, pesce, pure ramen. Basta che lo si produca, noi andrà via come il pane.
Devi lavorare duramente per non deludere il Junest. Non possiamo mostrare debolezza ora. L'area commerciale si sta revitalizzando. Decidi di andare al Junest. Il Junest. Junest area ristorazione. Vedo due cespugli. Uno castano e uno biondo. Non vedi nessuno che conosci. Cretino, ci farei scoprire. È colpa tua che sei lento, lento come un barattolo di miele. Zitto, ci sentirà. Copertura saltata, beh, andiamo. Uno, due. Wow! È un orso. Ma che diavolo state facendo? Non erano i piani. Che è quella? Un orso. Sembra che siamo noi le vittime della sorpresa. Come sono cambiati tutti. Lo sapevo che sarebbe andato in fanteria. Scusa. Scusa. Sei tornato, sei tornato, ti sono mancata. We heard you were coming, so we planned a little surprise. Abbiamo deciso di farti una sorpresa quando abbiamo saputo che stavi tornando. Things got kinda nuts when you last visited in May. Insomma, l'ultima volta a maggio le cose sono state un po' caotiche. Instead of you coming to each of our houses, we'd spice things up this time. Abbiamo pensato di fare qualcosa di carino stavolta, invece che vederti saltare di casa in casa per vederci. Yeah. And we thought you'd miss us a little if you couldn't find any of us. Già, abbiamo anche pensato che ti saremmo mancati un po' se non ci avessi trovati. Didn't go quite like we planned, but it's been a while, senpai. Kanji, che ti è successo ai capelli? Gli occhiali? Che sei, Kanji? Non è andato proprio come volevamo, ma bentornato, senpai. Were you surprised? Sei un po' sorpreso. Yuki, con che tu sei cambiata. Sorpreso di un simile fallimento. Ma come diamine ti sei vestito, Kanji? Oh, you mean Kanji-kun, right? Well... Yukiko, che ride. Ti riferisci a Kanji-kun, vero? Don't mention Kanji-kun! Yukiko won't stop laughing! Non nominare Kanji-kun, no, Yukiko non la smette più di ridere. Yeah. You asshats, lay off. You're getting a little rude there. La volete smettere, maledetti? È un po' maleducato, sapete? Perché ridi? Well, we have all changed a little. Beh, tutti siamo un po' cambiati. None of us can remain in stasis forever. Nessuno può rimanere identico in eterno. Yukiko, premete il bottone. Oh, stop laughing already. Smettila di ridere. Nessuno di noi vuole fare il nostalgico che parla soltanto dei bei vecchi tempi andati. Finché saremo tutti qui a darci una mano a vicenda, potremo cambiare. Yosuke is still a show-off. Yosuke è sempre un pavone. Not me, though. I'm different now. Why, I've powered up so much that I'm probably a grizzly bear. Ma io no, sono una persona diversa. Ah, sono diventato talmente potente ad essere un grizzly ormai. Sounds powerful. I'll stick you with all the manual labor. Buona a sapersi, allora lascio a te i lavori manuali. Oh, hi. It's me. Oh, ciao, sono io. Well? Com'è andata la sorpresa? È ancora in corso. Scusami. Mi avevano chiesto una mano, quindi quando sei passato ho fatto finta di non esserci. Scoprire le menzogne è il mio lavoro, ma quando sono io a dover far finta mi crolla tutto il palco. Comunque venite tutti qui, c'è un bel pranzo che vi aspetta. Dice a tutti che Dojima sta aspettando. Oh, really? Let's eat! Ah, davvero? Andiamo a mangiare! Hey, Kanji! This is to celebrate Senpai coming back!
Ehi, Kanji, è una festa per il ritorno del senpai. Shut up, I know. Zitta, lo so. Decidi di andare a casa di Dojima con gli altri. Sì, è un finale un po' lunghino, ma... Oh, so good. Che buono. Senpai, that's your second one. We get one each, remember? Cioè, senpai, hai fatto il bister, uno a testa, ricordi? Dov'è Nanako? Kids sure eat a lot. I thought I might have ordered too much, but look at you, plowing through it already. Certo che mangiate parecchio, pensavo di averne ordinato troppo, ma vi abbuffate neanche fosse il digiuno da giorni. Sorry about that, and thanks. Chiedo scusa, e grazie. Isn't Nanako-chan here? I'd hate to eat her share too. Nanako-chan non c'è, non vorrei mangiare anche la sua parte, ovviamente, dov'è Nanako? She's a piano lessons, don't worry. I set hers aside. E a lezione di piano, non ti preoccupare, ho messo da parte la sua porzione. Oh, didn't I tell you? Yeah, Nanako started learning the piano. Oh, non te l'ho detto, sì, Nanako ha iniziato a studiare pianoforte. She should be back anytime now. I'm sure she'll be rushing home. Dovrebbe tornare tra poco, sono certo che starà correndo. She found out you'd be back, it's all she's talked about. Non ha smesso di parlare del tuo ritorno da quando l'ha saputo. Dojima ride. Sono contento che tu come te la passi? Me? Well, my injuries are healing. Io? Beh, le mie ferite stanno guarendo. That, I've been slowly moving on, bit by bit. Ma a parte quello, sto lentamente superando la cosa, poco a poco. Actually, I came across some information about an old hit and run incident. A proposito, ho scoperto delle informazioni su un vecchio incidente con omissione di soccorso. The victim was Chisato Dojima, my wife. La vittima era Chisato Dojima, mia moglie. Chasing dead ends and false leads for so long, but I think I'm finally getting close to the truth. Per così tanto ho seguito piste false e vicoli ciechi, ma finalmente mi sto avvicinando alla verità. Just when I thought I'd keep my personal feelings separate from my job. It's strange. Proprio quando pensavo che sarei riuscito a tenere lavoro e sentimenti separati, la vita è strana. It's thanks to you that I was able to draw that line in the first place. Thank you. Eppure è stato grazie a te che sono riuscito a separare le cose. Grazie. Null'altro di nuovo? È il caso dell'anno scorso. Oh, that? Oh, quello? I don't know if you heard already, but Namatame got released on lack of evidence. Beh, non so se lo sai già, ma Namatame è stato rilasciato per mancanza di prove. I can't tell you too much, but basically no one could reproduce his supposed methods, not even Namatame himself. Non posso dirti troppo, ma in pratica i suoi presunti metodi sono irriproducibili, perfino per Namatame stesso. He's very insistent on the details of his crimes, but a diary isn't enough evidence to build a case on. È stato molto preciso sui dettagli dei suoi crimini, ma un diario non è una prova sufficiente per montare un caso. He came to me to apologize, but I told him he should come up with his own way to make up for it. È venuto a chiedermi scusa, ma io ho detto che doveva trovare da solo il modo per fare ammenda. Mi aveva detto che si sarebbe candidato a sindaco, non pensavo che fosse serio. Oh, quindi è veramente Namatame-san a fare quei comizi. Oh, yeah. And I went to see Adachi. Oh, giusto, sono andato a trovare Adachi. What happened to him? Che gli è successo? Were you the one to interrogate him? L'ha interrogato lei? No, I wasn't part of that. I couldn't be. We were too close. No, non me ne sono occupato io. Ero troppo coinvolto. It was probably just circumstantial evidence, but he said a lot of things only the real killer could know. Ma è stato accusato con prove soltanto circostanziali, ma ha detto cose che solo il colpevole poteva sapere. After I set a trial date for him, I was able to go see him. Sono riuscito ad andare a trovarlo solo dopo che la data del processo è stata fissata. I see. Capisco. They say he's a model prisoner. Dicono che è un prigioniero modello. Bastard says he gets better treatment behind bars than he did when he was working with me. Quel bastardo dice che lo trattano meglio dietro le sbarre di quando lavorava con me. Giusto? Next time when I go see him, I'll bring him a cheap cabbage. La prossima volta che lo vedo gli porto un cavolo da 4 soldi. Dojima sembra allegro. Nanako! I'm home! Nanako, come sei cambiata, gioia mia? Sono a casa! Dad, is Big Bro? Papà, il fratellone! Big Bro! Fratellone! Surprise, Nanako? Sorpresa, Nanako! Come è cambiata, Nanako? Bentornata a casa, Nana-chan! Teddy too? And Rise-chan! Anche Teddy e Rise-chan, ci siete tutti! A good girl.
sto imparando a suonare il pianoforte. Faccio la brava bambina. Sono fiero di te. I'll play for you sometime. Potrei suonare per te qualche volta. I didn't think she'd ask to start piano lessons. Like mother, like daughter, I guess. Non avrei mai pensato che chiedesse di fare lezioni di pianoforte. Tale madre, tale figlia, immagino. She thought it was a piano teacher, but Nanako's pretty good herself. Chisato era un insegnante di pianoforte, ma Nanako è brava di suo. All'inizio non volevo sentire la parola pianoforte, ma ora che vuole imparare mi conviene abituarmi. Ricordo cosa mamma suonava. Papà, lo suonerò per te. Papà, le previsioni del tempo. E ora le previsioni del tempo. Oggi è una serena giornata di sole, ma cosa ci aspetterà? A te, Mariko. Salve, sono Mariko Kasumi. E Mari. Ultimamente ha piovuto molto, quindi da oggi vi darò un bel tempo. Cioè, dopo tutta quella pioggia non credo che avremo problemi di siccità quest'estate. E tra l'altro abbiamo visite e non posso lasciare che piova finché è qui, quindi voglio che sia sereno per un po'. Mariko, please calm down. Mariko, calmati per favore. Oh, ma se è troppo caldo non farà male un po' di pioggia. Basta che mi dica se vuole un clima diverso e io lo cambio. Semplice. Marie è la meteorologa. Oh, mi ero dimenticata. Viene parecchio da queste parti, è diventata famosa. How'd she get so popular so fast? What was the station thinking? Her stage name's so boring too. Come ha fatto a diventare popolare così in fretta? Cosa avevano in mente al canale? Quel nome d'arte è così scialbo. Quella ragazza decide che tempo farà domani, sai? Ogni volta che dice che ci sarà il sole, esce il sole veramente. In her case, maybe. Nel suo caso, forse. Thanks, Mariko. Tell our viewers goodbye. Grazie, Mariko. Saluta i nostri telespettatori. But before that, a personal message. Sì, ma prima di quello, un messaggio personale. Sto bene, ti amo, Yu. Ma cosa? What's that? Ma cosa? Did she just confess her love on a public news show? Si è appena dichiarata in un programma pubblico. I can imagine the complaints flying in right now. Kids these days. Posso solo pensare alle lamentele che staranno arrivando, i giovani d'oggi. Wait, that was your name. Funny you were so lucky, huh? Ma era il tuo nome, magari tu fossi così fortunato, eh? Lui non ne sa nulla. Spero che domani sarà un bellissimo giorno per tutti. Ricordate, chi molto semina, molto raccoglie. Molto raccoglie. Diventata la... Quella ragazza delle previsioni si fa vedere parecchio. I giovani in stazione mi dicono che quando dice quelle cose si sentono più motivati. Non mi stupisce. I feel it a little myself, to be honest. Anch'io sento un po' la carica, ad essere onesto. I'm just glad the weird fog is gone. Now we don't have to obsess over the weather report. Almeno quella strana nebbia se n'è andata. Non dobbiamo più aspettare con ansia le previsioni del tempo. It is really great though. Everyone in town is more motivated. Sta andando veramente bene comunque. Tutti in città sono più motivati. Yeah, people have so much energy now. Già, la gente è così energica ora. You're right. It doesn't wear you down walking through town anymore. Hai ragione, non è più stancante camminare per la città ormai, non come l'anno scorso. Everyone has a more positive outlook on life than when I first came. Tutti sono più ottimisti di quando sono arrivata qui all'inizio. It shows people can change. Vuol dire che la gente può cambiare. Or worse, I guess. Depends on the perspective. Nel bene e nel male, immagino. Dipende dalla prospettiva. After the fog lifted, I'm sure people just realized that it's a lot brighter when your eyes are open.
Sono certo che senza più nebbia la gente abbia capito che con gli occhi aperti tutto è più luminoso. There's a lot we'd rather not see. A lot of grime in the human heart. Ci sono molte cose che preferiremmo non vedere, molta sporcizia nel cuore umano. But if you close your eyes to everything, you can't even see the people close to you. How can you be happy like that? Ma se chiudiamo gli occhi a tutto, non vediamo neanche le persone vicine. Come si può essere felici così? The only thing to do, really, is to keep marching on. L'unica cosa da fare, in effetti, è continuare a camminare in avanti. I'm rambling, aren't I? Guess I had more to drink than I thought. Sto delirando, vero? Credo di aver bevuto più di quanto pensassi. Che bellini tutti! Oh, yeah. Nanako, didn't you say there was something you wanted to tell him when he came home? Oh, giusto, Nanako, non avevi detto che volevi dirgli una cosa non appena arrivava a casa? Your cooking is barely food, Chie. What about yeah, mine? It's cold, Yusuke. I could have made something too. Please don't. What was that, Mirage? I can cook if I put my mind to it. So can I. Gotcha. Got it? Well, yeah. Well then. One and... Good to see you, Senpai. Kanji, it was welcome back. How could you mess that up? It just... Shut up, all right? I just got stage fright, that's well, all. Well, I figured someone would blow it. E finisce qui. È finito Persona 4 Golden. Col cuore che mi chiede tipo ancora, ancora, dammene ancora. È stato un viaggio bellissimo, è stato un viaggio emozionante, pieno di allegria, di momenti in cui il cuoricino si spezzava. Dalle uscite con gli amici alla questione del rapimento di Nanako, alti e bassi che ci hanno accompagnato per 110 ore? E non me ne sono pentito. Non me ne sono mai pentito. Non è mai sembrato così tanto lungo come gioco. Dai. Non so neanche cosa spiegarvi. Perché adesso che il gioco è finito, è come una droga. È come una. Almeno sto parlando personalmente, eh. Personalmente la vedo come una droga. Perché mi sono talmente tanto immerso nel protagonista, nelle loro vicende, nei loro scherzi, nei loro giochi, nelle loro risate, che mi mancano. La saga di Persona ha questo fattore comune in molti dei suoi capitoli. Il gruppo, la caratterizzazione dei personaggi che ti fanno entrare all'interno del gruppo, che ti coccolano all'interno, che ti fanno ridere e ti fanno star male. Per questo Persona credo sia il mio franchise preferito. Ah, sì, assolutamente sì. Per questo lo adoro e per questo vivo benissimo eventuali nuovi Persona, nuovi spin-off. Sono momenti irripetibili, momenti che vivrei e rivivrei ancora e ancora e ancora. Bene, è tutto per Persona 4 Golden. Ciao.
Kimoku no kata.